Le Dolomiti le abbiamo anche in Toscana e non tanto o non solo come qualcuno potrebbe pensare le Alpi Apuane che un po' ci assomigliano, ma ce ne sono altre Dolomiti con la D minuscola e forse un capellino più modeste anche delle stesse Apuane. Tra le province, cioè in provincia di Lucca, ma vicino al confine con la provincia di Pistoia. Sono le Dolomiti della Val di Lima, diciamo una serie di cime dall'aspetto particolare, cui l'amico Enzo Maestripieri, che è nostro ospite pistoiese trapiantato a Prato e socio della sezione del CAI di questa città, ha dedicato recentemente una guida. Allora, Enzo, cosa sono queste Dolomiti della Val di Lima? Sono montagne che, come hai detto giustamente, nel loro piccolo assomigliano alle Alpi Apuane, sulle quali già qualche anno fa avevo scritto un libro insieme a Claudio Bocchi. Alpi Apuane che a loro volta, nel loro piccolo, assomigliano alle Dolomiti vere e proprie. Quindi, beh, insomma, il libro è nato intanto da, chiaramente da un amore mio, da una passione mia per un certo tipo di montagne, che sono quelle, diciamo, che i bambini disegnano appuntite. Quindi, insomma, all'origine c'è questa predilezione. E dopo aver percorso e aver scritto di Alpi Apuane, mi era venuta voglia di trattare un pochino queste montagne neglette, trascurate, che appunto assomigliano alle Apuane, che già conoscevo e che non avevano in sostanza nessuna vera e propria bibliografia. E rimuginavo di scrivere qualcosa del genere quando mi è venuto il titolo, perché il titolo è nato prima del libro. Ho capito che potevo usare, sia pure in maniera scherzosa, semiseria, questo titolo che mi serviva perché coglieva il carattere unitario di queste montagne. Quindi è nato prima il titolo, a quel punto mi sono messo a progettare quello che poi è diventato questo libro. C'è una trattazione di montagne ben nota all'escursionista, situate nella bassa Val di Lima, come ad esempio il Balzo Nero, la Penna di Lucchio, il Memoriante, montagne alpestri, ripide, molto interessanti e degne di essere percorse, apprezzate e anche descritte. Ecco, non sono monti, diciamo, proprio alla portata di tutti, almeno per quanto riguarda alcuni itinerari più impegnativi o più esposti. Ma tutti, in questo libro possano trovare qualche itinerario alla loro portata. Parliamo naturalmente sempre di escursionisti. Perché anche aiuta, diciamo, il fatto che i dislivelli non sono comunque mai troppo impegnativi. Sì, allora, premetto dicendo che il libro ha un impianto volutamente sistematico, cioè intende descrivere, data la piccola area che occupano questi monti, intende descrivere tendenzialmente tutti gli itinerari escursionistici che si trovano su questi monti e quindi si trovano itinerari che vanno dall'elementare fino alla soglia dell'alpinismo facile. In questo senso ci sono nel libro anche itinerari che richiedono impegno ed esperienza, però ci sono all'altro capo del compasso itinerari alla portata di tutti. Come dici giustamente, i dislivelli in gioco sono comunque mediamente piccoli, i tempi di percorrenza sono anche questi, tutto sommato,
piccoli. Le gite che si possono effettuare in queste montagne possono arrivare al massimo a una giornata, ma spesso in mezza giornata si fa una bella gita. E comunque, per chi desidera fare gite già preparate, già pronte, già, come dire, scremate rispetto a tutte le altre, per chi desidera qualcosa di questo genere, c'è un capitolo finale intitolato Le 25 gite più belle, che offrono appunto una vasta selezione di ciò che si può fare in queste montagne. La difficoltà può variare, perché anche fra queste 25 gite ci può essere la gita impegnativa, ma sono tutte gite che, per esempio, non danno problemi di orientamento, non presentano un problema che spesso si presenta invece in queste montagne, cioè l'invadenza della vegetazione. Quindi sono gite, come dire, preconfezionate, descritte opportunamente, rappresentate ognuna in una cartina apposita che accompagna ognuna delle 25 gite. E quindi, insomma, ecco, oltre la parte sistematica, che è la parte prevalente di questo libro, c'è un capitolo finale che offre, come dire, il fiore di queste montagne all'escursionista. Ecco, sì, infatti questo capitolo è molto utile, ma volendo, cioè ti chiedo una preferenza a livello personale, di dirci qual è il monte tra questi che hai descritto che ti è piaciuto e ti piace di più, e anche, diciamo, la gita che può essere più appagante. Una per esperti e una per meno esperti. Allora, il monte in un certo senso più bello fra quelli descritti e anche forse il più popolare è il Balzo Nero, anche se vorrei spendere una parola per il Monte Mosca, che è più alto, ha il pregio della vicinanza all'Orrido di Botri, ha di suo versanti aspri e interessantissimi, e pochissimo conosciuto perché di fatto non ci sono veri e propri sentieri che portano in cima. Premesso questo, e quindi richiamando comunque l'attenzione sul Mosca, attorno al Balzo Nero, beh, una gita bellissima per tutti, che chiunque può fare, è una appunto delle 25 gite più belle di cui dicevo, è quella gita che percorre il sentiero del CAI di Pistoia 100 da sopra la Lima fino a Prato Bellincioni, bellissimo slargo operativo sul crinale, e da lì scende a una sella che si chiama I Piani, e da lì sale senza nessuna difficoltà al Balzo Nero. E dopodiché, per un altro sentiero non segnato ma facile e interessante, si torna sul crinale, quindi al sentiero centro, e si torna al punto di partenza. Questa è una gita per tutti, che porta su una vetta originale bellissima e panoramica qual è il Balzo Nero, lungo sentieri alla portata di tutti. Sullo stesso Balzo Nero, per l'esperto, vorrei consigliare in particolare la via degli scappi, che non è la via più difficile al Balzo Nero descritta in questo libro, che è invece la via della cresta sommitale o della fessa. La via degli scappi è un buon compromesso, perché è un pochino più impegnativa della via che ho appena descritto qualche attimo fa, ma soprattutto perché è una via che ti consente di confrontarti con l'ingegno e con il coraggio dei pastori di Vico, perché in un versante che in apparenza è visto dal basso è inaccessibile, si passa invece con inaspettata facilità sulle orme dei pastori, i quali pastori seppero trovare, chissà in quale epoca, tratti di sentiero facile che, uniti l'uno all'altro, consentono di salire con appunto inaspettata facilità alla vetta del Balzo Nero. Questa gita richiede una qualche esperienza in più rispetto alla precedente, ma si tratta ancora di itinerari pienamente escursionistici che, insomma,
se effettuati con bel tempo, non richiedono né particolari capacità né particolari cautele. Ecco, ho citato prima l'orrido di Borri, c'è un accenno all'orrido, precisando che non ne parli perché poi la cavi, diciamo, non fa parte della Val di Lima geograficamente perché ricade sul bacino del Serchio, il torrente Fegana. Ma c'è anche un'altra postilla, diciamo, che da quando è riserva integrale ci si va solo con le guide, e questo, dici, esula dallo spirito libero di questo libro. È un po' polemica questa affermazione? Ma allora, dire che è polemica è forse dire troppo, perché insomma non contesto certo la necessità o l'opportunità di aree protette in qualche modo regolamentate. Sta di fatto che per il mio gusto la montagna è un'altra, è quella dove si può andare liberamente senza troppi vincoli. Dopodiché è chiaro, l'orrido di Botri è un'area bellissima, non potevo comunque ignorarla perché è contigua. L'orrido di Borri è sfiorato da alcuni degli itinerari del libro, e in particolare c'è una delle 25 gite più belle che si intitola Sentieri Balcone sull'orrido di Borri. Nella carta poi, stante il fatto che l'area dell'orrido rientrava geometricamente nel perimetro appunto della carta stessa, l'orrido di Botri è comunque riportato non solo come base topografica, ma anche con i sentieri che lo sfiorano, con i toponimi che lo contraddistinguono. Infatti c'è una particolare cura per i toponimi dell'orrido di Botri in questa carta, come anche in generale per tutte le zone del libro. Quindi l'orrido di Borri è una presenza che non si può ignorare, e è, nei limiti che ho detto, sfiorata nel libro e trattata nella carta, però vorrei anche dire, come dico nel libro, che in Val di Lima, nel territorio trattato in questo libro, c'è una valle, la Valle della Scesta, che ha poco da invidiare all'orrido di Botri e ha alcuni vantaggi che sono il contrario dei, diciamo, difetti fra virgolette che notavi. Ci si può andare liberamente. Sì, 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 sì. Bene, nell'attesa di fare qualcuna di queste bellissime escursioni, ti ringraziamo e auguriamo a tutti buon cammino e arrivederci alla prossima volta. Grazie, arrivederci.